Carissimi, buonasera. Eccomi qui con voi per questo nuovo seminario che è intitolato Ucraina e un anno dopo. Mi piace incominciare con una notizia di questi giorni che riguarda un grande presidente degli Stati Uniti, sto parlando di Jimmy Carter. Ormai 98enne, pensate un po', che si sta spegnendo purtroppo. E voglio aprire questo seminario appunto ricordando il suo esempio di convinto assertore della convivenza pacifica. Fu contrario alle dottrine belliciste dei suoi successori, in molte occasioni prese posizioni. E i suoi successori furono Reagan e i due Bush e istituì una fondazione estremamente importante che ha avuto un ruolo che continua ancora a sostegno proprio del dialogo delle nazioni. Quindi ho voluto fare questa premessa perché è stata una grande persona e ormai siamo proprio alla fine. Comunque ha avuto un ruolo importantissimo sotto il profilo proprio delle relazioni pacifiche tra le nazioni. Ebbene, andiamo all'argomento. È passato un anno dall'inizio dell'attacco armato in Ucraina, attacco armato russo. Quale snodo, questo bisogna anche dirlo, di un conflitto nazionalistico irrisolto. Che durava nel Donbass addirittura dal 2014, quindi stiamo parlando di qualcosa come 9 anni fa. Ebbene, possiamo dire con cognizione di causa che la condizione globale è peggiorata, come era in fondo nell'ordine delle cose. Io subito dopo il conflitto. L'inizio del conflitto, cioè l'inizio di quell'occupazione, ho sentito il bisogno di dire qualcosa e ho fatto un seminario, una conferenza, non lo so allora cos'è stata, in cui dicevo che c'era questo gravissimo rischio una volta che si arrivasse a un pieno coinvolgimento della NATO. Ebbene, si è in questi casi facili profeti perché. E tutti comprendiamo che poi la direzione è quella, ma è quanto è avvenuto, perché si è in effetti in una piena escalation. L'Occidente atlantico sta armando l'Ucraina con armi di attacco, ma diciamolo ormai questa cosa con chiarezza, non si tratta più di armi di difesa, appunto di contraerei e cose varie, ma si tratta di armi di attacco, stiamo parlando dei tank, stiamo parlando prossimamente di aerei da combattimento estremamente moderni, insomma, non sono armi solo di difesa, ma sono armi anche di attacco. Stiamo parlando di missili che hanno una gittata superiore alle 50, ai 50-60 km di cui si diceva alcuni mesi fa, perché ora. Si parla di missili che hanno anch'essi una lunga gittata che possono addirittura arrivare all'interno del territorio russo, ma proprio direi quasi nelle vicinanze della capitale. Questa è la situazione. E non solo, negli stati sono partiti progetti di riarmo e di militarizzazione a tutto campo. Non è una cosa che può essere così assunta con faciloneria, cioè una cosa tutto sommato, insomma, gestibile e approvabile, perché qui siamo in un processo di militarizzazione che ricorda tanto quei processi appunto di armamento che si avevano nelle vicinanze di, una grande, di un grande conflitto a livello mondiale. Pensiamo appunto a quello che ha, cioè la corsa agli armamenti che si è verificata un po' dopo
la fine della prima guerra mondiale, una decina già era incominciata una decina di anni prima che scoppiasse il secondo conflitto. Quindi questo ci fa capire, carissimi, che è una situazione poco gestibile non solo nel merito di quello che sta avvenendo in un territorio specifico, ma è qualcosa che sta interessando le nazioni, sta interessando l'Europa e in un certo senso possiamo dirlo, sta interessando il mondo intero. E accadono anche altre cose. L'Europa orientale del campo atlantico, con baricentro in Polonia, sta diventando una polveriera che è pronta a saltare. Lo vediamo. Poi è chiaro che anche lì, insomma, in quelle aree si stanno verificando delle frizioni di tipo nazionalistico importante. Pensiamo alla Moldavia, pensiamo alla Transnistria e così via. Quindi è l'escalation, è quello che si temeva ed è quello che effettivamente è arrivato. Non solo, è un crescendo di atti di minaccia sotto forma anche di esercitazioni militari e di test nucleari, anche questo stiamo vedendo. Cioè, in fondo i test nucleari ci sono stati, ma qui è qualcosa che avviene con troppa frequenza per pensare che si possa trattare di una normalità. E poi infine i mari e gli oceani, che noi diciamo. Per molti decenni abbiamo visto poco militarizzati, ora si stanno militarizzando perché nei mari e negli oceani sempre più risultano mobilitati, sommergibili e mezzi navali dotati di missili strategici e a testata nucleare, non quindi missili tattici, ma quindi missili in grado di fare danni immensi che arrivano poi a ridosso delle coste, insomma, che possono costituire il bersaglio, insomma, in una condizione di conflitto. Ebbene, già questo ci deve fare temere, ci deve fare paventare il peggio, ma noi dobbiamo cercare di capire, insomma, cosa sta avvenendo di specifico. Cioè, quello che ci interessa è proprio parlare non delle nostre emozioni, delle nostre tensioni, cioè questo non interessa ovviamente a nessuno. Cioè, sono cose. Qui dobbiamo parlare, no, di fatti. Dobbiamo parlare che quest'anno è passato, sono stati anni, è stato un anno di combattimenti, è stato un anno con numerose morti, si parla appunto di diverse centinaia di migliaia tra appunto Ucraina e Russia. E si è voluto celebrare questa tragica ricorrenza con una ulteriore risoluzione dell'ONU. Dobbiamo dire che queste risoluzioni e ogni 2 o 3 mesi sono arrivati e tuttavia non è che abbiano avuto una grande incidenza, diciamo, e diremmo perché. Ora si voleva fare, si è cercato di come dire, una risoluzione dell'ONU per una pace giusta e duratura in cui l'elemento chiave è costituito dal ritiro immediato della Russia. Questo è stato l'elemento centrale. Ebbene, carissimi, noi dobbiamo dire che si è trattata dell'ennesima carta giocata dall'Occidente belligerante, insomma, perché ormai, diciamolo, cioè, non si sta aiutando l'Ucraina, ormai o apertamente, o in una maniera sottintesa, in una maniera equivoca, lo dicono, cioè, ormai sono in guerra, ormai la NATO è in guerra. Praticamente c'è cioè una carta che viene giocata per cercare, insomma, come dire, di isolare la Russia. Questo è lo scopo, perché in un anno non si è riuscito a farlo abbastanza, ora è trascorso quest'anno, cogliamo questa occasione per far emanare dall'ONU appunto una risoluzione. Che isoli ulteriormente, insomma, e che abbia un ruolo di questo tipo nella vicenda che si sta svolgendo appunto tra l'Europa e l'Eurasia. Ma dobbiamo dire che rimane un calcolo estremamente miope, perché in realtà
anche con questa risoluzione dell'ONU non si è riuscita a isolare nessuno. Magari si fosse riuscita a fare qualcosa che ponesse fine, diciamo, a questo conflitto, qualcosa di utile, ma in realtà è tutto inutile, insomma, è come dire un calcolo che rimane purtroppo miope. La risoluzione in quattro punti è stata votata favorevolmente, come ben sappiamo, insomma, dall'informazione. E di questi giorni è stata votata favorevolmente da 141 stati. Quindi viene sbandierata, cioè 141 su 180 circa, no? E viene sbandierata dall'Occidente belligerante appunto come un successo. È un successo che testimonia, secondo queste realtà, come dire, l'isolamento plateale, l'isolamento proprio plastico in cui è ridotta la Russia. Ma non è così, non è così, in realtà l'abbiamo saputo da sempre che non è così, che questa è come dire, una mossa che non può produrre nulla, per un motivo semplicissimo, perché questa risoluzione non è stata condivisa da 39 nazioni, che non sono poche, cioè stiamo parlando tra astenuti e contrari. Ma non è questo il problema, non è il numero che già è abbastanza influente. Dobbiamo dire che queste nazioni, Cina e India comprese, raccolgono. Ed è questo che fa la differenza, oltre il 50% della popolazione mondiale. Cioè praticamente queste 39 nazioni che non hanno votato a favore della risoluzione, cioè che si sono astenute o hanno votato contro, praticamente sono la maggioranza, come dire, costituiscono la maggioranza assoluta della popolazione mondiale. E quindi dov'è l'isolamento? Cioè quando praticamente tra queste nazioni noi troviamo anche la Cina e l'India, ma cioè forse queste persone, cioè, queste agenzie, queste realtà geopolitiche vogliono scherzare. Cioè cosa stanno isolando? Non stanno isolando nessuno. Quando il 52-53% degli 8 milioni di abitanti della Terra in pratica non hanno. Il rappresentante di questa parte dell'umanità non ha votato favorevolmente, poi è chiaro che l'Occidente non sta isolando assolutamente nessuno. E quindi cosa stanno facendo? Anche questo, voglio dire, è miopia politica ed è anche miopia geopolitica. Ma dobbiamo andare anche, diciamo, ai contenuti per cercare di capire meglio qual è stato il tentativo. Perché la risoluzione è strutturata in modo da produrre la massima condivisione. Difatti è una risoluzione di quattro punti in cui il punto fondamentale poi è quello che dicevo prima, cioè il ritiro immediato della Russia. Cioè la Russia di punto in bianco si deve ritirare, magari fosse possibile. Ma è chiaro che è qualcosa che è una speranza. Che diventa quasi, come dire, una specie di delirio perché è qualcosa che non sta né in cielo e nemmeno in terra. Cioè, loro hanno fatto in questi quattro punti qualcosa che potesse produrre la massima condivisione. Ma oltre a non essere stata votata, come dicevo prima, dai rappresentanti di ben 4, oltre 4 milioni di miliardi di persone. C'è anche un qualcosa da aggiungere, il fatto che questa risoluzione non fotografa poi la realtà dei comportamenti reali dei paesi. E vediamo perché. Nel concreto, noi sappiamo che gli stati che fino ad oggi si sono resi disponibili a mandare armi all'Ucraina sono stati qualcosa come 25, 26, ma il numero più alto
che ho letto, insomma, studiando tutte le cose, eccetera, è 28. Ecco, mettiamo che sia 28. Alcuni dicono 24, alcuni dicono, ma io metto il numero massimo, insomma, che è stato fatto. Cioè, 28 stati hanno deciso, di mandare armamenti all'Ucraina. Ora, siccome gli stati nel mondo sono 180, almeno quelli rappresentati nell'ONU sono all'incirca 180, quindi significa che sono 28 stati su 180, insomma, che non si sono resi disponibili a mandare armi. Evidentemente, quindi, ben 152 paesi, dei quali addirittura 112 hanno condiviso la risoluzione, non si allineano in realtà all'Occidente, manifestano altri punti di vista e altre condotte sul terreno, nella direzione di una non belligeranza di fatto. Quindi dov'è l'isolamento? Ora io posso capire che c'è lo Stato di San Marino, lo Stato Vaticano o come dire il Principato di Monaco, che ovviamente non possono mandare armi perché sono piccoli stati, insomma, diciamo così, che hanno le loro limitazioni che sappiamo. Ma è chiaro che a fronte, insomma, di 180 paesi, le armi vengono mandate in Ucraina solo da 28, è qualcosa che ci fa pensare. Al di là della risoluzione dell'ONU, ci sono stati che non ne vogliono sapere di sostenere questo conflitto. Quindi esiste anche una contraddizione. Poi noi possiamo anche cercare, insomma, di interpretare perché c'è questa aporia, diciamo, negli stati, cioè che da un lato accettano la risoluzione, però non mandano armi. E qui possiamo parlare anche di politiche egemoniche, insomma, possiamo parlare di tantissime cose che in un certo senso si sentono indotti, costretti come dire, a prendere una posizione formale all'interno dell'ONU, ma poi non prendere una posizione di fatto, perché esistono ormai degli schieramenti belligeranti, e perché vogliono, alla fine vogliono restare neutrale. Quindi, insomma, qualcuno di voi mi dirà, dice, allora cos'è, una barzelletta? Sì, cari amici, è una barzelletta. Perché l'ONU si potrebbe usare, si potrebbe impiegare anche per cose un tantino più serie, ovviamente. L'ONU viene usato in realtà indebitamente per provocare e non nei modi più razionali. Quali sarebbero i modi più razionali? Ad esempio, quello di porre in campo, con l'autorità, diciamo, morale, con il prestigio dell'ONU, porre in campo negoziati di alto profilo in grado di scongiurare i pericoli gravissimi e gli olocausti che si paventano addirittura su scala globale. Ah, su questo niente. Cioè, come dire, per cercare di fare qualcosa di veramente importante, l'ONU non serve, perché le decisioni vengono prese in altre sedi. Invece l'ONU viene usato, diciamo così, per scherzare, per giocare, per far capire, far pensare che esista un isolamento che in realtà non c'è, perché come ho spiegato numericamente, in termini proprio aritmetici, praticamente questo isolamento non c'è. 28 stati sono schierati militarmente e 152 praticamente non ne vogliono sapere di prendere le armi. Poi all'ONU lì decidono di votare a favore della risoluzione per non inimicarsi la potenza Caio, oppure la potenza, ad esempio, Sempronio. Cioè, questo è il discorso. Intanto cosa succede? Cioè, al di là, insomma, di questo bluff, non so come poterlo chiamare, insomma, di questo, non è nemmeno un gioco d'azzardo, perché, ripeto, non serve a niente, perché in realtà se si fosse meno miopi, si riuscirebbe a capire che non stai danneggiando la Russia in questo modo, stai danneggiando te stesso, perché stai
dimostrando lateralmente che esiste un fronte che sul piano attivo contiene più della metà della popolazione mondiale, ma poi sul piano, diciamo così, tra l'attivo e il passivo, comprende i 2/3 oppure i 3/4 della popolazione mondiale. Quindi è chiaro che è tutto, diciamo così, una specie di delirio che passa anche attraverso queste cose. E questo delirio ossessivo continua. È il delirio che si è portato avanti negli ultimi decenni, insomma, che insiste ancora, della guerra del bene contro il male, cioè la guerra della democrazia contro le autocrazie. Cioè, quindi praticamente stanno dicendo che gran parte dell'umanità, cioè più del 50%, addirittura se facciamo quel distinguo di cui dicevo prima, addirittura l'80, il 75-80% dell'umanità praticamente è retta da autocrazie. Beh, insomma, è un gioco a semplificare che non è che funzioni molto. Io l'altra volta ho spiegato che la Russia non è, cioè io, ecco, voglio fare una precisazione. Di Russia non mi sono mai occupato se non per motivi scientifici, per motivi storici e per motivi letterari, perché io mi formo anche attraverso la lettura, insomma, di testi russi e così via. Testi russi, ovviamente, in lingua italiana. Ma qui, insomma, è chiaro che c'è una situazione che bisogna avere il coraggio, la determinazione ad afferrarla, a capirla, insomma, anche per capire contestualmente cosa sta avvenendo. Quindi, questa specie di delirio ossessivo, cioè dell'Occidente, della guerra del bene contro il male, della democrazia contro le autocrazie, del mondo libero contro gli stati terroristi, cioè praticamente togliendole le poche decine di paesi occidentali, tutti gli altri paesi sono passibili di questo marchio, di questa infamia, cioè quella di essere terroristi. Ma io dico, ma quand'è che la finiamo? Io capisco che è una storia lunga, io capisco che è una storia che si protrae, si è protratta per secoli, o addirittura per qualche millennio, questa specie di etnocentrismo, che noi siamo superiori a tutto e a tutti. Beh, insomma, non è che la storia abbia dimostrato con pienezza cose del genere. È un delirio che negli ultimi 30 anni, e questo è, come dire, certificato dai numeri, purtroppo, devo dire, perché è così. Questo delirio negli ultimi 30 anni ha provocato parecchi milioni di morte e guerre infinite che ce le troviamo attorno. Cioè, se guardiamo un po', ad esempio, oltre il Mediterraneo, vediamo che c'è un paese come la Libia che è completamente stato messo ferro a fuoco e rimane tale. Le politiche hanno avuto una regressione immensa, ma se ci spostiamo un po' più in là, ci accorgiamo che anche la Siria è stata completamente devastata. Cioè, sono le logiche che, appunto, delle guerre infinite, che come dire, questo mondo libero, il mondo del bene, cioè che si confronta con il bene, cioè con il mondo del male, cioè poi riesce a produrre, cioè guerre infinite, lutti, catastrofi anche dal punto di vista umanitario, economico, e quindi profughi in tutte le aree dell'Europa. Poi ce li piangiamo, cioè voglio dire, poi dobbiamo accettarle, perché voglio dire, sono la conseguenza anche delle politiche errate di questa Europa e di questo Occidente e dell'altra parte dell'Occidente, che è quello atlantico. Questi gli stati terroristi, cioè dire gli stati terroristi che ovviamente l'Occidente combatte, perché l'Occidente non è terrorista. Invece cosa succede? Cosa succede? Diamo uno sguardo anche alle ultime cose, alle cose più recenti di qualche mese fa.
Succede che continua contestualmente a quello che accade il terrorismo dell'Occidente, anche diretto, diretto, cioè ormai esistono prove, ormai sono uscite platealmente le prove che il gasdotto Nord Stream, di cui io non riuscivo a capire cosa potesse essere avvenuto, e penso che tante persone come me non riuscivano a fare quadrare i conti. Ebbene, ormai queste prove sono uscite platealmente, cioè il gasdotto Nord Stream del Baltico è stato fatto saltare da Stati Uniti e Regno Unito. Si diceva che era la Russia che si era fatto un autoattentato, ponendola sullo stesso piano, che ne so, di un Hitler, che come dire, l'incendio del Reichstag, che produsse poi tutta una serie di violenze interne, insomma, una situazione gravissima, cioè che anche praticamente Putin ricorreva a questi mezzi, cioè di far danno a se stesso. È qualcosa, anche questo, di delirante. È qualcosa ovviamente di illogico, perché ora sono uscite le prove, le hanno dette. Se leggiamo i giornali degli ultimi 15 giorni, si parla ormai, come dire, della certificazione di quello che è avvenuto. Cioè dire che Inghilterra e Stati Uniti praticamente hanno sabotato quel gasdotto. E cos'è? Non è terrorismo? Ma io direi di più. Cioè, la domanda che mi faccio e vi faccio, carissimi, e se non si tratta in questo caso di un vero e proprio atto di guerra. Cioè, sbaglio? Gli Stati Uniti, la NATO, insomma, l'Europa dicono non si deve toccare un centimetro quadrato di territorio della NATO, appunto, perché nel caso in cui questo avvenga, praticamente ci sarà una risposta armata. E loro cosa? Cioè, praticamente loro richiedono questo comportamento, questo atteggiamento da parte dell'altra parte, invece loro si possono permettere a fare cose gravissime, cioè il sabotaggio di un gasdotto, come dire, certifica, anche questo, è una certificazione, certifica che praticamente gli Stati Uniti e il Regno Unito e l'Inghilterra stanno agendo contro le cittadinanze d'Europa. E poi cosa mi venite a raccontare, come dire, delle ritorsioni della Russia che praticamente non fa arrivare il gas? Ma dico, ma siete arrivati al punto da sabotare quelle linee là, quel gasdotto? Come potete poi lamentare qualcosa nei confronti dei russi? Vedete, amici, cioè, diciamolo chiaro, la situazione si sta mettendo male, cioè qui ci sono cose estremamente pesanti che stanno avvenendo. E allora, chi sono i terroristi? I terroristi li abbiamo visti, sono uscite le prove, insomma, oggi lo sappiamo. Ma allora chi sta realmente soffiando sul fuoco di una possibile guerra nucleare? Abbiamo parlato nelle altre volte, come dire, del club di Zelensky, che insomma quello è che anche ora, nella questione della Transnistria, cioè praticamente ha cercato di buttare benzina sul fuoco dicendo che alcuni missili erano stati praticamente come dire, intercettati nei cieli della Moldavia. E se non ci fosse stata la Moldavia che avesse gettato acqua sul fuoco e avesse detto: e non è vero, qui non abbiamo. Cioè, praticamente oggi tutti saremmo, cioè, poi, diciamo così, oscurati da un'informazione che fa propaganda. E oggi noi diremmo che effettivamente la Russia ha mandato dei missili sulla Moldavia. L'Ucraina voleva che quello sarebbe il momento di innesco di un conflitto di più ampia dimensione. Per fortuna, insomma, la Moldavia, molto attentamente, insomma, molto cautamente, ha detto non è vero, e quindi la storia finisce là. E questo, diciamo così, cospirare per cercare di fare allargare il conflitto, finora noi l'abbiamo visto in questi atteggiamenti, soprattutto di Zelensky.
L'abbiamo visto anche con questa escalation militare, però poi voglio dire, alla fin fine, insomma, c'è stata un po' di prudenza. Ma quando tu vieni a sapere che il gasdotto Nord Stream, cioè, viene sabotato dagli Stati Uniti, a questo punto cosa deve pensare? Chi sta soffiando per davvero su una possibile guerra nucleare? E sono domande carissime. E allora io dico che in realtà questa è una cosa di cui bisogna prendere atto. Il mondo umano, cioè il mondo umano nel senso organizzato, nel senso le politiche umane, oggi in questo momento non stanno bene. In questo momento stanno male. Esistono due scienze che studiano rispettivamente i comportamenti degli animali, in questo caso stiamo parlando dell'etologia, che studia il comportamento dei nostri cagnolini, dei nostri gatti, ma anche dei topi, voglio dire, di tutti gli animali che esistono in natura. E poi esiste l'antropologia, che è un'altra scienza, in questo caso scienza umana, perché si interessa, insomma, di cose umane, che studia soprattutto le culture, come si evolvono le culture umane, come cambia, come dire, come cambiano le società, come cambiano gli individui delle società, come cambiano le comunità. E quindi è l'antropologia che può spiegare determinate cose. Perché vedete, amici, qui bisogna stare attenti, bisogna evitare di fare analisi di quel tipo, cioè quelle cose là che ormai influenzano anche questi centri di potere. Cioè, ora ci arriveremo, insomma, ai palloni, insomma, di 18 euro che sono stati attaccati come cose del nemico, quindi complottismi, cose completamente assurde, cose che non stanno ovviamente anche queste né in cielo, né in terra. Cioè, ci sono degli atteggiamenti che purtroppo, io secondo me, non vanno spiegati con i complotti, con i piani mondiali, cose pazzesche, insomma, ma vanno spiegate, secondo me, proprio con l'antropologia. Già l'etologia, insomma, è riuscita, come dire, a comporre alcune cose sui comportamenti, alcune situazioni, alcune fenomenologie dei comportamenti animali. Quando si parla di animali che scelgono il suicidio, si parla di questo fenomeno. Non ditemi, cioè io ovviamente ne parlo così, in questo caso da lettore, di un fenomeno che viene detto della pullulazione, pullulazione. Cioè dire, quando un gruppo di animali vede che non ci sono risorse, a un certo punto può decidere di sopprimersi perché non ce la facciamo. Possibilmente si uccidono i più vecchi, insomma, ci sono roditori che. Ma ripeto, io su queste cose ovviamente sono un lettore e basta, quindi non vi posso dire nulla. Però per dire che esistono dei fenomeni regressivi nel mondo dei viventi e quindi anche nel mondo degli altri animali. Si è parlato recentemente, ad esempio, di pipistrelli che sbattevano contro i muri. Cioè, ma ripeto, non mi sento di dire che sono cose vere o non sono cose vere perché non è il mio campo, quindi ovviamente sono cose che mi lasciano un po' distante. Però esiste l'antropologia, che è una scienza che invece conosco, perché l'antropologia si lega profondamente con la storia. Quando voi leggete nelle mie, come dire, specificazioni, nel mio lavoro, di storico delle civilizzazioni, beh, in realtà un antropologo sa perfettamente di cosa sta parlando. Sto parlando di una storia, che si contamina, che si contagia, contamina profondamente con l'antropologia. Perché
Lo storico studia un po' tutto, però io studio le civilizzazioni che sono un argomento chiave, quindi le culture che sono un argomento chiave dell'antropologia culturale e io direi dell'antropologia in generale. Quindi, secondo me, l'analisi che noi dobbiamo fare e che io a questo riguardo mi sento di fare è appunto un'analisi di tipo storico-antropologico, cioè dire esistono delle situazioni, ovviamente qua non faccio un discorso complesso, ma esistono delle situazioni in cui questa specie di regressione nell'animo umano si manifesta di interi gruppi sociali. Io penso, ho studiato molto, studiando civilizzazioni, e studiando civilizzazioni, quindi non mi posso occupare solo del passato, mi devo occupare anche del presente perché le cose si intersecano, no? Ma se andiamo al passato lontano, ad esempio nel mondo egizio, noi troviamo che quando moriva un faraone, c'è cioè un re, un regnante, i faraoni vengono un po' alla fine, cioè poi, in realtà erano regni, l'antico regno, il medio regno. E quando morivano i regnanti, praticamente si avevano anche dei suicidi di massa, che all'inizio sono stati rubricati, sono stati catalogati come uccisione rituale, però è qualcosa di assurdo. Cioè, dobbiamo tenere presente che i popoli non uccidono mai la risorsa principale di cui dispongono, che è costituita proprio dai giovani, dagli esseri umani. Perché se vengono uccisi esseri umani, è chiaro che la risorsa umana, insomma, viene meno o comunque diminuisce e quindi, come dire, la comunità va in crisi. Quindi voglio dire che quando morivano dei faraoni c'erano gruppi, ad esempio di servi, la servitù, ma stiamo parlando anche di centinaia o forse di qualche migliaio di persone, si uccideva. Ora, capire perché questa, cioè, queste sono storie vere, queste. Non è come nel caso dell'etologia su cui io appunto sono un lettore. Qui sono cose che ho studiato e quindi le conosco. Non è facile capire l'ordine di pensieri, l'ordine delle idee complessive, di quel sentire, insomma, che poi porta ad atti così scomposti come l'uccisione di sé e di altri, insomma, in un contesto appunto collettivo o addirittura plenario, cioè intere, come dire, intere strutture schiavistiche oppure servili in cui avveniva questo fenomeno, quindi morivano centinaia e centinaia di persone. Sappiamo che il fenomeno ovviamente c'è e lo riscontriamo. Abbiamo parlato di una storia molto distante, ma possiamo parlare di una storia estremamente vicina, come nel caso del nazismo. Noi sappiamo che nell'ultima fase del nazismo, proprio nell'ultima fase, l'ultimissima fase, stiamo parlando tra febbraio, marzo e maggio del 1945, quando poi si suicida Hitler, e noi sappiamo che vengono reclutati a difendere Berlino e a difendere soprattutto il bunker, vengono reclutati soprattutto ragazzini. E queste cose le troviamo ancora in alcuni filmati dell'epoca. Cioè i ragazzini di 16, 17 anni, 18 anni che devono difendere il bunker, che devono difendere la città di Berlino che ormai era completamente distrutta. Ebbene, una cosa che succede in questo contesto è che quando si sparge, si diffonde la notizia che è morto Hitler, c'è un mare di ragazzi, cioè anche qui si parla di parecchie decine o addirittura di centinaia di ragazzi, e si puntano la pistola, la Luger di cui disponevano, diciamo, la Luger d'ordinanza alla tempia e si uccidono. Perché lo fanno? Ora, se voi pensate bene, è qualcosa che non è facile spiegare, perché io posso spiegare il motivo perché si uccide, ad esempio, Goebbels e sua moglie, e perché uccidono i loro figli, cioè loro sanno che scatterà questa grande vendetta, che
giustizia, ma in ogni caso lì ci sono state anche, sono maturate anche vendette immani, insomma, e quindi volevano evitare, insomma, di sopportare supplizi che poi si sarebbero conclusi quasi sicuramente anche in quel caso con la morte. E quindi lì possiamo accettare, cioè pensare che questa gente si è suicidata per un interesse, perché non voleva subire appunto quei supplizi, e anche per questo poi hanno ammazzato. Noi sappiamo che prima di ammazzarsi loro hanno ucciso i loro figli, li hanno avvelenati e così via. Però quando noi parliamo, quando parliamo di 200, 300, 400 ragazzi di 16 anni che dagli americani, cioè in questo caso voglio dire dai russi, perché prima di entrare a Berlino sono stati russi, non avevano assolutamente nulla da temere. Perché è chiaro che dei bambini ancora si vedono appunto nelle immagini del tempo, cioè è chiaro che non avrebbero innescato un percorso di vendetta, perché si capiva, insomma, abbiamo a che fare con i bambini. Quindi come si fa ad ammazzare dei bambini? Allora uno si chiede, come mai appunto queste centinaia, parecchie decine o diverse centinaia di persone lì, quelli che difendevano Berlino, centinaia di queste persone si sono ammazzate, si sono suicidate. E non è facile, non è facile, perché io così ragionando tra me e me dico che per loro era la salvezza quella, perché proprio quell'arrivo, insomma, come dire, di armate straniere che poneva fine al conflitto avrebbe potuto determinare la loro salvezza, perché la loro morte nel caso di guerra era assicurata, quindi loro dovevano sperare solo nella buona sorte oppure nella bontà del nemico e così via. Ma cioè voglio dire, perché si ammazzano, che il nemico in questo caso doveva costituire nella loro mente quasi un amico? Cioè, è chiaro che loro uscivano da quell'incubo e invece si sono ammazzate. Per cui possiamo, secondo me, ascrivere sempre sul piano antropologico, facendo un discorso antropologico, queste morti, questi suicidi di massa, perché si parla appunto di centinaia di persone, in quella logica di cui dicevo prima, cioè dire che a volte scatta questo meccanismo di regressione mentale che porta all'autosoppressione e all'autoeliminazione e così via. Ebbene, io dico che ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando, perché c'è qualcosa che non si riesce a capire, che razionalmente, sul piano storico, non riesce a spiegare. Sono fenomeni anche in un certo senso secondari e in certe epoche diventano addirittura marginali, però ci sono fenomeni che in certi casi, in certe temporalità di crisi, come appunto nel primo Novecento, ma come potrebbe avvenire ora, insomma, si stanno verificando. Cioè, pensiamo in tempo di pace, pensiamo ad esempio a quella famosa setta americana che praticamente si è riunita, si parla di 1900 persone che si sono riuniti in un'isola, la Guyana, e lì praticamente sono suicidati in massa. Quindi vedete che esiste nella storia, anche se appunto a livello marginale, questa fenomenologia regressiva. Ebbene, io dico che qualcosa del genere non può non esserci, anche se ancora non riusciamo a quantificare, a capire dove possa arrivare questa fenomenologia, però qualcosa, le tracce, cioè questo nichilismo, questo che poi porta a cose completamente regressive e direi autolesionistiche, insomma, noi stiamo incominciando a vederle. La condizione odierna è quella di una grande crisi, che non è una crisi politica, attenzione, perché le crisi politiche,
perché lavora con la storia, studia la storia come me, insomma, le crisi politiche hanno mille spiegazioni, ma tu non tiri fuori l'antropologia laddove non è nemmeno necessario. Cioè dire, avvengono perché ci sono contesti sociali, contesti economici, contesti anche naturali che entrano in gioco. Però voglio dire, tutto rientra poi nell'ordine delle cose che noi ritroviamo nella storia. Quindi non possiamo parlare di una crisi politica in questo caso, noi possiamo parlare invece di una crisi, appunto, come diceva prima, antropologica, un po' del tipo di quella di cui parlava, ad esempio, Pasolini nel 1975, qualche mese prima di essere ucciso, parlava di questa crisi antropologica, di questa trasformazione antropologica. Forse siamo arrivati, diciamo così, alla piena manifestazione, stiamo arrivando alla piena manifestazione di questo processo. E quindi non possiamo parlare di una crisi di idee, siccome sono venuti meno alcuni idoli di carattere ideologico, e allora avviene questo. Non si tratta di idee, ma e io dico anche, raccordandomi in questo caso con le annale francese, e quindi con studiosi come Philippe Parier, come anche Brodelli in parte, ma insomma anche altre, cioè. Non si può parlare in questo caso nemmeno di mentalità, perché stanno cambiando le mentalità. Quindi, cioè, le mentalità possono cambiare in mille modi, anche, voglio dire, le innovazioni tecniche poi possono produrre dei cambiamenti di mentalità. Pensiamo ai computer, ma qui secondo me non c'entra. Cioè, è qualcosa di più profondo che bisogna studiare. E quindi in questo caso io penso che questo lavoro lo debbono fare gli storici, ma lo debbono fare anche gli antropologi, cioè proprio per capire cosa sta avvenendo, perché si fanno cose che poi alla fine non possono che essere autolesionistiche. Io direi così, naturalmente non voglio dare un mio contributo in questo senso, perché la cosa deve essere studiata in maniera appunto interdisciplinare, ma direi che sono saltati alcuni cardini regolatori. Noi possediamo tutta una serie di meccanismi che ci regolano, ci fanno regolare, ci fanno avere degli atteggiamenti e ci fanno anche arrivare al concetto di limite. Cioè, noi questo limite non lo possiamo varcare. Questo limite non lo possiamo varcare perché se no, se varchiamo questo limite, danneggiamo noi stessi. Per parlare di una società in cui non esiste una legge, no? Ad esempio nel Far West, per dirla così, è chiaro che lì esistono delle maniere diverse che in una realtà civile dove esistono le leggi, i diritti doveri osservati e così via. Allora, però in ogni caso esiste un'autoregolazione, per cui tu sai che magari un ceffone lo puoi dare, però se dai un pugno, cioè in realtà stai danneggiando te stesso. Perché se tu invece del ceffone dai un pugno, corri il rischio anche di essere ucciso tu. Quindi lì avviene, c'è un meccanismo di autoregolazione. Ora io ho l'impressione, diciamo così, a una visione generale dei fatti, che in questa epoca questi criteri di autoregolazione non esistono. Non li trovo. Nelle funzioni apicali, insomma, della nostra Europa non li trovo. Cioè, perché, come ho detto altre volte, si dice A e nello stesso tempo si dice B, cioè praticamente viene meno quello che è il principio di non contraddizione, viene meno il senso della logica, come quel capo di Stato francese che
e dice: io continuerò fino all'ultimo a trattare con Putin. E poi però subito dopo dice: io qua dobbiamo armare l'Ucraina, dandogli anche gli aerei da combattimento, gli aerei che ovviamente aerei che possono arrivare a Mosca e far deflagrare un conflitto a livello mondiale, dove poi ci andremo di mezzo, non i russi e gli ucraini, ma ci andremo di mezzo praticamente tutti. Quindi ci sono questi cardini regolatori che stanno venendo meno. E quindi questo cosa mi porta a dire, carissimi? Che praticamente dobbiamo stare attenti. Cioè, se questi stanno andando fuori di testa, dobbiamo pensare a regolarci noi. Un po' come dobbiamo pensare, come nel Medioevo, quando accadeva che tutti i soldati venivano uccisi, cioè i soldati di una città, e poi erano le donne, cioè praticamente le donne che avevano ovviamente una condizione, vivevano in una condizione non paritetica, che ora comandiamo noi. Cioè, ora dobbiamo fare noi qualcosa per risolvere le situazioni, perché lì c'è qualcosa che. Cioè, lì sono morti. Ma qui noi possiamo parlare di gente completamente fuori di testa, di gente completamente esaltata. E allora, giustamente mi direte: facciamo degli esempi, così la cosa è più chiara. Facciamone degli esempi. Pensiamo ad esempio al capo dell'Alleanza Atlantica, che ovviamente è una funzione apicale, una delle più importanti, una delle più potenti al mondo, che è appunto la NATO. Stiamo parlando di questo Stoltenberg, il quale ha ammesso proprio nei giorni scorsi, in maniera plateale, non è che l'ha rivelato a un giornalista, l'ha detto a un amico e quindi si possa smentire, cioè l'ha detto in una maniera plateale, proprio nel pieno dell'ufficialità e con il massimo di, come dire, di visibilità mediatica, ha dichiarato che la guerra atomica con la Russia è ormai un'opzione. Bella, è bellissimo. Ma dove li abbiamo? Una volta si diceva, dice: dove l'hai trovato? Nel Vel? Cioè, praticamente come il pupazzetto lì, cioè, ma dove li abbiamo trovate queste figure? Cioè, questo dice che la guerra atomica oggi è un'opzione, cioè è una possibilità reale. Cioè, che oggi, al punto in cui si è arrivati, si possa decidere di andare verso una guerra atomica, lo dobbiamo ammettere, dobbiamo accettarlo. Cioè, capite? Insomma, quando parlo di una. Che stanno saltando i cardini i codici della autoregolazione. Cioè, qui siamo a qualcosa di tremendo. Io quando sento queste cose inorridisco. Ma com'è possibile che il capo dell'Alleanza Atlantica possa dire, insomma, che si può optare per questa scelta oggi, alle condizioni che esistono oggi? Si è evidentemente, in questo caso, alla fine di un tabù, che non era venuto meno, e questa è un'altra cosa che ci deve fare pensare, non era venuto meno neppure nelle fasi più critiche della guerra fredda. Ma la guerra fredda, vedete, amici, alcuni di noi, insomma, che abbiamo una bella età, l'abbiamo vissuta. E sappiamo che effettivamente c'erano dei periodi in cui si correvano rischi. Io ero ancora un ragazzo, ma mio padre me lo diceva, cioè, Carlino, stiamo andando in guerra. Cioè, se questo blocco attorno a Cuba, questo blocco americano, viene forzato, praticamente domani possiamo avere i missili anche qui in Sicilia. Così, cioè, eppure, insomma, questo tabù lì praticamente non è saltato. Cioè, noi sappiamo che quella guerra appunto non c'è stata, e sappiamo che nemmeno in quelle circostanze qualcuno ha detto, come questo Stoltenberg, ha detto cose del genere.
Anche lì si sono messi in moto gli equilibri, come dire, gli equilibri strategici, la cosiddetta deterrenza. Insomma, si è cercato di far quadrare i conti con tutta una serie come dire, di decisioni che sono state prese sia dagli Stati Uniti sia ovviamente dall'Unione Sovietica e la situazione è stata risolta. Oggi ti dicono che invece, cioè, possiamo decidere al punto in cui siamo arrivati a una svolta strategica che potrebbe essere anche quella della guerra nucleare, della guerra atomica. Uno no, cioè, come facciamo a essere rassicurati da questi personaggi in una situazione in cui uno, cioè, come dire, le popolazioni, tutti hanno costruito anche un certo benessere. E dato delle possibilità ai figli, cioè, oggi ci sentiamo dire che tutto può crollare perché queste persone possono prendere queste decisioni che oggi sono effettivamente sul tappeto. No, non ci dobbiamo stare. Non ci dobbiamo stare perché è qualcosa che veramente inorridisce. Non ci dobbiamo fidare più di questa gente. E questo è il primo esempio. Ma poi ne abbiamo un altro, cioè di questa capacità di autoregolazione che viene meno. Ed è forse la più sintomatica, cioè quella dei palloni di plastica, del costo, leggevo su eBay, da 18 a 40 euro, cioè quindi, cose del genere che sono stati abbattuti da missili imponenti, cioè missili che costano ognuno mezzo milione di euro, per ordine di capi di Stato come Biden e Trudeau. Quindi il capo di Stato, cioè la massima autorità degli Stati Uniti d'America e il capo del governo del Canada. Insomma, ma a questo punto siamo arrivati. Cioè, non si arriva, cioè, ad avere più quel comune senso delle cose che ha fatto resistere, insomma, la storia del mondo, la storia della società fino a oggi. Possibile che oggi è tutto messo in discussione da queste menti fertili che arrivano? Cioè, beh, e qui possiamo ovviamente in questo caso parlare di complottismi estremi, sono state tirate fuori addirittura cose strane, cioè lì abitanti di altri pianeti che cioè, non bisogna escludere, dicevano, non bisogna escludere niente. È follia. È follia, insomma, diciamolo chiaro. Cioè, questa come la vuoi chiamare? Cioè, praticamente un pallone, roba da ragazze, da privati, cioè che uno lo compra e lo lancia magari per. Chissà per quale motivo io di queste cose ovviamente non me ne intendo, che viene preso come dire, un sistema per spiare le forze strategiche appunto del Canada oppure in quel caso dagli Stati Uniti e così via. Anche qui noi troviamo ormai un vuoto di autoregolazione che secondo me è impressionante. E allora noi possiamo parlare di, come dire, di effetti anche appunto tragicomici, di una profonda crisi esistenziale in questi ambienti, anche di potere, di uno stato di sofferenza, di un cortocircuito che produce disorientamento, annebbiamento di prospettiva e visione distorte. Quindi, cari antropologi, insomma, io non so se la psicologia qui può dire qualcosa, ma sicuramente trattandosi di fenomeno sociale più che di fenomeno individuale, io dico che siamo proprio a un livello che va indagato proprio sul piano anche antropologico. E ancora dal profilo antropologico si tratta di una fenomenologia inquietante, che non è di oggi, ovviamente, questo l'ho detto poco fa, e che si annida proprio nelle culture umane. In questo caso noi possiamo parlare sicuramente di una fascinazione di tipo nichilistico. Il nichilismo ha tante facce. Il nichilismo aveva facce anche propositive, insomma, però poi alla fine, insomma,
viva la guerra, poi in realtà era un camuffamento di un altro slogan, viva la morte, perché la guerra poi ha prodotto 50 milioni, 50 milioni di morti. Quindi una fascinazione di tipo nichilistico che può trascendere nell'autodistruzione, nel suicidio plenario, quello di cui dicevo poco fa, e ovviamente tutto questo va affermato. È chiaro che in questo modo noi cosa vediamo? Vediamo che finisce, viene compressa quella sostanza propulsiva e creativa dell'Occidente. Guai, cioè, qui no, bisogna stare attenti. Io forse l'ho ripetuto più volte, però secondo me va molto sottolineato il fatto che uno non deve sparare contro l'Occidente, perché l'Occidente ha proposto negatività, però ha proposto anche valori, cioè dire si è riscattato poi nei secoli, voglio dire, insomma, ci sono culture civilissime che sono sbocciate proprio dentro l'Occidente. Finisce per comprimere la sostanza propulsiva e creativa dell'Occidente, e questo spiega molte cose, inclusa, ecco cosa spiega. Cosa spiega? La frattura che passa tra le popolazioni e coloro i quali nell'Occidente, attraverso il loro potere di deliberare, detengono oggi nelle mani i destini del mondo. Chi si fida? Cioè, voi, carissimi, vi fidate di questa gente? È chiaro che c'è una crisi, cioè abbiamo anche una crisi di tipo politico, una crisi che possiamo chiamare di legittimazione, insomma. E quando si arriva a questo punto, è chiaro che noi non li sentiamo come rappresentanti dei nostri interessi, ma li sentiamo come gente strana. Gente equivoca, gente ermetica, gente che non riusciamo più ad afferrare, a capire, e codici che non riusciamo più a decodificare. Insomma, questo è quello che sta avvenendo. E questo spiega i motivi per cui in Italia noi abbiamo un governo che è sfegatatamente a favore dell'intervento bellicista, addirittura questa signora Meloni ha sposato, come dire, accetta per filo e per segno i 10 punti di Zelensky, dove si parla di cose deliranti, e noi poi vediamo però che quando tu interpelli la popolazione, dici: ma quando mai? Io non ne voglio sapere. Cioè, si parla del 60% di persone, ma io direi molto di più, a conti fatti, che sono contro la guerra, contro l'invio di armi e che sono praticamente in una posizione opposta a quella che è la posizione ufficiale del paese, dell'Italia, e quindi nei consessi nazionali e nei consessi soprattutto internazionali, cioè Europa, l'Europa Unita. E quindi nelle commissioni, insomma, lì, insomma, questa è la cosa. Cioè, noi non li avvertiamo come persone che ormai ci rappresentano. Per questo motivo, liberamente, diciamo, cioè a me, questa storia che mandano tutti questi, e poi naturalmente viene fuori la figura di Berlusconi, che sempre più assomiglia, cioè, come dire, alla favola di Andersen del Re Nudo, insomma, cioè, tutti lo vedono vestito di brillante, di abiti eccezionali, di abiti bellissimi, e Berlusconi ormai dall'alto e dalla saggezza, insomma, dei suoi 86 anni dice: ma vedete che lei è nudo, cioè, vedete che qui c'è qualcosa che non va, cioè qui ci sono persone, e lui fa i nomi, che non vogliono far finire la guerra. E quindi un anti-berlusconiano, cioè io per carità non sono stato mai anti-berlusconiano, però non ho approvato le politiche del centrodestra in Italia, cioè io ho rispetto delle persone, ma non le ho mai approvate. Eppure sono costretto a dire, insomma, che è come quel bambino che sta dicendo la verità, che tutti sappiamo. Io, come ho detto altre volte, parlo con amici, giornalisti, storici, intellettuali e così via, come me, colleghi, insomma, eccetera. E
amichevolmente davanti magari a un caffè, al bar, quello e quell'altro, poi ci diciamo la verità. Sono cose inaccettabili. Cioè, finiamola di prenderci in giro. Ecco, questa è la situazione. Quindi, secondo me, non bisogna poi. Non bisogna, cioè, uno non si deve meravigliare se poi vede qualcosa che è esattamente all'opposto di quello che si possa pensare. Ad esempio, il comportamento della Russia attorno della Russia. Cioè delle popolazioni russe attorno al governo federale di Mosca. Noi sappiamo che a differenza degli europei, lì ci sono 200, 200, 200.000, 150, 200.000, si è detto recentemente 185.000 bare che sono arrivati in Russia, quindi anche per il popolo russo, così come per il popolo ucraino, è una grande tragedia. E quindi, secondo le logiche occidentali, è chiaro che la popolazione, se qui per il 60% è contro la guerra, lì contro la guerra dovrebbe essere il 90%. Perché lì stanno piangendo i morti, ma, no, ma pensiamoci, amici, 200.000 persone, insomma, è una cifra immensa. In rapporto alla popolazione, è come se una guerra con la partecipazione dell'Italia avesse prodotto 70.000 morti, cioè la terza parte. È chiaro che sarebbe un fatto sconvolgente, 70.000 morti significa che in ogni città ci sono 10, 15, 20, 50, 50 morti. E quindi in questo caso, se pensiamo all'Italia, dovremmo dire che contro la guerra non sarebbero gli attuali 55-60%, ma si arriverebbe al 90%. Scoppierebbero, come dire, rivolte civili contro la guerra. E allora come, cioè quello che noi ci dobbiamo domandare, cosa succede invece in Russia? Lì c'è una catastrofe, anche sotto, questo profilo, in atto, cioè dire, i morti che arrivano e che arrivano, completamente a valanghe. E poi la cosa, fa impressione quando arriva un sondaggio che non è governativo, da cui emerge che l'80% dei russi, cioè praticamente, è contro e per la continuazione della guerra. Quindi l'80% dei russi, qui che non c'è stato nemmeno un morto, abbiamo il 60% contro la guerra, lì invece abbiamo l'80% a favore della continuazione della guerra. E questo è qualcosa che può apparire completamente inspiegabile, in realtà si spiega. Sono tutte queste mosse sbagliate, queste mosse deliranti dell'Occidente che hanno indotto la Russia a vedere questa guerra ormai a questo punto come una guerra patriottica. E noi conosciamo il popolo russo perché conoscendo la storia, noi sappiamo che quando il popolo russo, capisce, si rende conto che c'è un attacco deliberato per distruggere l'identità russa, che non è solo una identità, diciamo, di carattere materiale, è anche un'identità di carattere morale e un'identità di carattere culturale e soprattutto, direi, importante, è anche un'identità di carattere religioso. Lì esiste una religiosità completamente a sé, che gli stati occidentali, i paesi occidentali stanno umiliando in una maniera balorda, e quindi lì, cioè, la guerra, cioè la percezione della guerra è completamente diversa da quello che abbiamo noi. Noi praticamente siamo per il 60% contro, senza vittime, lì con 200.000 morti o giù di lì, praticamente siamo con l'80% che sono a favore della guerra. Ma non è che sono a favore della guerra perché sono diventati, le popolazioni russe sono diventate degli orchi, come ho detto a proposito di altre cose. E non si tratta di orche. Cioè, quelli hanno capito, cioè, l'Occidente, con le sue scelte scellerate, balorde,
è delirante, cioè, ha, come dire, inoculato nel mondo russo, c'è, cioè, questa impressione, questa idea che stanno combattendo una guerra patriottica. Cioè, anche questa è, come dire, rende chiaro che o si arriva ad una soluzione, come dire, negoziata e quindi pacifica, cioè ci si accorda sulla base di determinate condizioni e poi alla fine, all'ultimo, condivise, oppure anche in questo caso noi ci troviamo davanti a una guerra totale. E che poi al 99,99% si trasformerà in una guerra nucleare, insomma. Quindi capite, qual è la situazione? Ora, tutto questo ovviamente dovrebbe interessare gli stati occidentali più di quanto possa interessare, ad esempio, la risoluzione dell'ONU, che, detto papale papale, è una grande sciocchezza. Per quello che dicevo prima, perché in realtà non fai i conti con la realtà. In realtà è qualcosa che è una petizione di principio e che all'atto pratico, cioè dire nel concreto delle cose, non vuol dire, no, no, non vuol dire nulla. E quindi dovrebbe essere, questa situazione, anche questo dato che viene dalla Russia, dovrebbe far riflettere e far comprendere che la via di un negoziato, la via della saggezza, la via, come dire, come dire, la via della dignità, se vogliamo, in questo momento è la chiave per scongiurare la catastrofe. E questa è, cari amici, è la prima parte. Ora io non lo so se siete stanchi oppure no, mi sono, quando vedo. E ho un po' di tempo ancora e vorrei passare alla seconda parte di questo seminario, ed è uno sguardo nella storia, sulla storia, i bombardamenti ieri di oggi. Nello scorso appuntamento si diceva di una cosa, di cosa è stata la guerra. Di cosa è la guerra e la propaganda occidentale oggi, che cataloga ogni atto dell'avversario come terrorismo e soprattutto lo cataloga come genocidio. Cioè, praticamente, mettiamoci, amici, prendiamo atto di una cosa, che ormai per i russi, qualsiasi atto produca 3 vittime civili oppure un ferito è già un atto di genocidio, perché ormai hanno le prove, cioè, è così. Cioè, loro dicono che quando un bombardamento arriva poi a colpire un edificio civile e muore una persona o due o tre o comunque ci sia un ferito, è già un genocidio. Già questa è la prova per condannare il mondo russo e per condannare le attuali amministrazioni russe. Bene, non stiamo parlando delle farneticazioni di Kiev, perché ormai, cioè, questa considerazione noi la troviamo anche nei giornali europei, che ci dicono giorno per giorno che sono morte 2 civili. Cioè, ora è chiaro che, essendo, come dire, un pacifista, insomma, di carattere, anche se il pacifismo non deve diventare una categoria storiografica, perché, voglio dire, un conto è la storiografia oggettiva, poi un conto sono le idee, insomma, che uno ha di determinate cose. Però è chiaro che noi, negli atti ufficiali dell'Europa di oggi, l'Europa Atlantica, la NATO, noi troviamo queste cose qua, cioè le farneticazioni di Kiev. Cioè dire, le farneticazioni secondo cui sta avvenendo un genocidio in Ucraina, che purtroppo hanno attecchito su masse enormi. Cioè, anche gente che è contro la guerra ed è contro l'invio di armi, però dice quelli stanno ammazzando, eccetera. Secondo me
In realtà non sanno, cioè queste persone non sanno cos'è la guerra. Ecco, allora io voglio spiegare cos'è la guerra. Cioè quella realtà, quella fenomenologia che io odio, che tutti odiamo. Cioè io voglio spiegare però cos'è. Perché e lo voglio spiegare questa volta in una maniera diversa. Voglio far sentire, insomma, sia per spiegare appunto questo concetto di genocidio, insomma, che non si può applicare a una guerra cosiddetta appunto, parliamo di una guerra normale, cioè una guerra normale non è stata mai considerata nella storia un genocidio. Questo io l'ho detto e quindi non voglio ripetere, ma voglio fare capire cosa significa anche stare sotto le bombe di una guerra reale. Allora, si è parlato nei seminari passati di tante guerre americane, ad esempio negli ultimi 80 anni, e io invece in questo caso voglio parlare per chiarire qualcosa che ci tocca più direttamente. E esattamente voglio parlare dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale in Italia, in cui i bombardamenti non erano fatti dai russi, ma venivano fatti dai nostri liberatori, cioè gli anglo-americani. E vediamole, ora vediamo cosa è successo. I bombardamenti nelle città italiane cominciarono l'11 giugno 1940. Non hanno perso tempo. Non hanno perso tempo perché praticamente la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e all'Inghilterra è avvenuta il 10, cioè un giorno, praticamente un giorno prima. Cioè, quindi l'Italia fascista entra in guerra. Già il giorno dopo, l'11 giugno, incominciano ad essere bombardate tutte, io direi a tappeto, tutte le grandi e le medie città italiane, ma anche le piccole. Foggia, ad esempio, il 70% degli edifici di Foggia, il 75% è stato distrutto. Peggio di un terremoto. Ecco. Nessuno ha parlato e nessuno può parlare in questo caso di genocidio. È una cosa diversa. Cioè, Libor, ecco, quante vittime lasciavano queste incursioni, questi bombardamenti? Ecco, diciamolo. Genova, Milano e Torino subirono oltre 50 incursioni ciascuno. Milano in quei 5 anni ebbe 2.000 vittime civili, e Napoli, ecco Napoli, il caso di Napoli, il caso di Napoli è emblematico, perché solo nel 1943, quindi nel momento cruciale, insomma, dello scontro, contò oltre 6.000 morti civili sotto le bombe. Cioè praticamente Napoli contò in una notte. Cioè, praticamente, voglio dire, in un anno, le bombe, cioè il numero di vittime che sono state fatte dalle bombe della Russia in Ucraina in questo periodo. Non possiamo parlare di morti causate solo dai russi, perché ormai sappiamo, ad esempio, che nel Donbass i bombardamenti, dove c'è praticamente, dove infuria maggiormente la guerra, i bombardamenti provengono anche dagli ucraini. Anzi, possiamo dire con cognizione di causa che la maggior parte dei morti avvengono proprio in quelle aree. E quindi non possiamo parlare solo di morti russi, ma dobbiamo parlare anche di morti ucraini. Quindi ci accorgiamo di cosa? Che a Napoli, una città, quindi una sola città, nel 1943 conta il numero di morti civili dell'intero numero di morti che ha subito l'Ucraina, anch'essa in un anno. Non si parla in questo caso di genocidio, cioè Napoli non ha subito un genocidio, ma ha subito il bombardamento di una guerra che possiamo dire normale. Perché quella, cioè, che facevano gli americani dal cielo era la guerra, cioè la guerra allora si combatteva in questo modo. Ci sono state situazioni molto più cruente, come nel caso di Amburgo e soprattutto come nel caso di Dresda,
dove i morti, non so, addirittura in una notte, sono state qualcosa come 100, 150.000, forse addirittura 200.000. Ma lì è chiaramente un percorso di vendetta, perché c'era ovviamente la Germania che attaccava, e poi alla fine ha attaccato tra il 1944 e il 1945, attaccava con gli U2, cioè U2 sarebbero dei missili ideati e realizzati da un grande astrofisico che era Werner von Braun, che poi continua la sua attività di fisico negli Stati Uniti d'America, e manderà gli uomini poi sulla Luna. Quindi questo ci fa capire anche che l'intelligenza si distribuiva allora, cioè nel periodo della guerra, in un modo anomalo, cioè praticamente i paesi più regressivi, cioè quelli che avevano questo senso di morte, questo senso di distruzione, poi erano quelli che raccoglievano più questa grande risorsa intellettuale e scientifica che avrebbe prodotto poi la missilistica cosiddetta moderna e contemporanea. Ebbene, qualcosa di importante questo, cioè dire, ora sappiamo, cioè in questo momento sappiamo anche che ci sono dei numeri, che non è facile trovare, perché in genere queste notizie vengono camuffate, cioè dire, città come Napoli che in un anno subiscono bombardamenti che producono 6.000 morti. Si tratta di capire cos'è un bombardamento. Cos'è un genocidio? Ma io non lo dico cos'è un genocidio, perché ne ho parlato già altre volte, a proposito degli ebrei, a proposito degli armeni e così via. Ora dobbiamo cercare di capire cosa sono invece i bombardamenti. Ma non dalla prospettiva mia, cioè di uno che si occupa di storia. Cioè io voglio far parlare di bombardamenti persone che hanno vissuto quella situazione là e che non hanno avuto voce, perché questi documenti che io ora, di cui ora vi sottoporrò alcuni brani, praticamente queste persone non hanno mai potuto dire, far circolare la loro voce. Però io ho raccolto le lettere, ce l'ho qua, sono documenti originali degli anni della guerra, in cui spiegano queste persone che vivevano in un contesto fascista, ovviamente, monarchico e fascista, e cosa pensavano. Cioè nel momento in cui avevano il bambino in braccio, le donne che avevano il bambino in braccio, i vecchi che vivevano in uno stato disastroso, perché le condizioni igieniche in quel periodo erano quelle che erano, e che addirittura dovevano poi andare nei rifugi e a volte morivano là, non per i bombardamenti, ma per le situazioni che si venivano a creare. Cioè, morivano di crepacuore, morivano di infarto, morivano, che ne so, di ictus, insomma, di cose varie e così via. Cioè, noi dobbiamo cercare, vedete, quando si parla di storia degli avvenimenti, in genere si pensa che si debba andare alla ricerca di documenti importanti, di documenti cosiddetti diplomatici e così via. In realtà poi ci sono state storiografie che hanno detto no, noi dobbiamo capire anche dal basso cosa c'è. E quindi io da anni che raccolgo documenti di questo tipo, documenti proprio che ti dicono e di cui tu non potresti mai avere cognizione e notizie se poi non ci fosse qualcuno che raccogliesse, come dire, archiviasse questo tipo di materiale, appunto come sto facendo, come da anni ormai faccio io. La prospettiva che ho scelto nella selezione dei documenti che presento è quella della città di Torino. Io avrei potuto parlare di Roma, avrei potuto parlare di Napoli, avrei potuto parlare di Milano, che hanno subito appunto grandissimi bombardamenti. Però preferisco Torino, perché è la capitale d'origine del re d'Italia. Quindi noi abbiamo a che fare con una città, che più che fascista è monarchica. Cioè dire, è una città in cui praticamente l'idolo in cui
la figura più importante non era costituita dal duce, ma a certi livelli era costituita dai re. Cioè, noi abbiamo una città che più che di tradizione fasciste, aveva tradizioni, diciamo così, sabaude e savoiarde, cioè i Savoia. E quindi una tradizione molto antica. I Savoia hanno una storia, diciamo, una storia anche importante. Ormai interessa poco, interessa meno, però voglio dire, ci sono storiografie che hanno approfondito, come dire, queste dinastie che poi arrivano fino alla notte dei tempi, arrivano fino al 1100, 1200, al periodo, che ne so, insomma, nel periodo in cui l'Italia viveva in quell'età che noi chiamiamo Medioevo, già arrivavano, insomma, queste dinastie, insomma, arrivavano da là, cioè soprattutto arrivavano dalla Francia, perché Torino, insomma, quindi era una parte, era un territorio condiviso, insomma, italico, italiano e francese. Quindi, insomma, poi le lingue, ad esempio, parlate ancora nell'Ottocento dai monarchi sabaudi, era il francese. Loro parlavano in francese, cioè dire, in Italia si costruiva la lingua italiana, le scuole ovviamente insegnavano la lingua italiana, però nella corte reale, insomma, stiamo parlando di Vittorio Emanuele II, Vittorio Umberto I e così via, c'era gente, dignitari, c'erano personaggi, insomma, di primo piano che parlavano tra di loro e parlavano in francese. Ebbene, quindi spero che mi sia spiegato molto bene, perché in realtà non voglio qua fare un osanna al fascismo, perché io ovviamente una delle poche cose che ho chiarito nella mia mente sin da quando avevo 20 anni è che sono antifascista. E quindi ho preso proprio, come dire, ho centrato, ho focalizzato questo elemento, l'elemento della Torino. E negli anni, cioè dal 39 al 42-43, proprio perché Torino, insomma, ha una ispirazione particolare. Cioè dire, se l'Italia è diventata in altre aree fascista, lì noi vediamo, cioè, leggendo, ma questo tu non lo leggi nei libri di storia, né nelle analisi, cioè tu lo leggi se tu vai nei mercatini, insomma, se ti fornisci di materiale, insomma, che viene dalle popolazioni, tu vedi che lì la casa sabauda, cioè il reale d'Italia, avevano un'altissima considerazione da parte dei ceti, soprattutto dei ceti popolari, ma non solo dei ceti popolari, anche dei ceti borghesi ed aristocratici. E allora si tratta di lettere, parte di più carteggi di cui io dispongo nel mio archivio, e che propongo per la prima volta. Il contesto è, nel caso, è quello di un ambiente borghese, tutto sommato popolare, cioè allora non è che in quel momento c'era una grande distinzione tra l'ambiente, cioè tutti nei rifugi finivano. Cioè quando c'erano le bombe, quando c'erano le incursioni, non è che il borghese che aveva grande disponibilità possibilmente andava via, però la maggior parte dei borghesi poi finivano anche loro nei rifugi ad aspettare queste bombe che ammazzavano, cioè che distruggevano palazzi, costruzioni e così via. Quindi il contesto è quello di un ambiente borghese di Torino, in cui ora vediamo chi sono, cioè praticamente attori, interpreti e personaggi veri, veri. Abbiamo un giovane colonnello che si chiama Sabatino Fiumarella, che dal 1940 è il comandante di un reggimento di grande prestigio nella vicenda risorgimentale e dell'Italia unita. Stiamo parlando del secondo reggimento di fanteria Cremona,
costituito nel 1848, quindi siamo nel periodo del regno sabaudo del Piemonte, il regno del Piemonte, e quindi stiamo parlando in questo caso di Carlo Alberto. E quindi nasce questo 22esimo fanteria nel 1848 e viene sciolto nel 1975, perché nel 75, quindi stiamo parlando nella prima cosiddetta prima repubblica, c'è tutta una ristrutturazione, tutta una situazione anche abbastanza convulsa. Quello, il 75 è un periodo importante, in Italia c'era quella guerra civile appunto a bassa intensità, quindi anche l'esercito insomma aveva bisogno di un miglioramento, di una riorganizzazione. E quindi, insomma, lì in quel contesto, questo reggimento, il 22esimo reggimento di fanteria Cremona viene sciolto. Nel gennaio 1941, questo giovane colonnello, stiamo parlando di Sabatino Fiumarella, viene insignito della croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, perché per merito, insomma, perché lì ci sono i combattimenti, lui praticamente è stato investito anche direttamente dalla guerra perché c'erano attacchi aerei, insomma, quindi ha combattuto e quindi ha meritato, insomma, questa croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia. Poi noi ci accorgiamo che dopo la liberazione, ma guardate amici, queste cose non ci sono libri di cui parlano, cioè sono i documenti che mi danno la possibilità a me per la prima volta di parlarne. E poi dopo la liberazione questo colonnello, che praticamente aspettava che venisse nominato generale, perché dopo il colonnello viene appunto il generale di brigata, il generale di divisione e poi il generale di corpo d'armata, e lui aspettava, invece viene epurato. Quindi questo ci fa capire che sicuramente, insomma, è stato considerato un elemento di fede, tra virgolette, oltre che monarchica anche fascista, quindi praticamente scompare. E poi dopo anni, e qui c'è una lettera del 1948, spunta, cioè che questo colonnello importante, che ha avuto un ruolo così forte, eccetera, fa un altro lavoro, un lavoro civile di procuratore, si occupa di attività commerciale e addirittura ha cambiato, non è più a Torino e vive a Cosenza. Questo ci fa capire. Anche questo ci fa capire cos'è stata questa guerra, le trasformazioni che ha prodotto, il fenomeno dell'epurazione all'interno, ad esempio, delle forze armate. Quindi abbiamo questa figura qua. Poi un altro attore della realtà, è costituito da Mila, un bel nome, Fiumarella Garino, che è la moglie del colonnello. Giovane anche lei, il colonnello, stiamo parlando di una persona che aveva superato da pochi 30 anni, 32 anni, questo qua, e che vive con i suoi due bambini a Torino. Cioè, quindi una persona borghese, moglie di un alto ufficiale dell'esercito fascista, che tuttavia, insomma, lei si trova nel 1940 dentro casa, ad accudire due bambini piccolissimi. Uno si chiamava Gian Giorgio e un altro si chiamava Guido. Poi il terzo attore della realtà di quegli anni, stiamo parlando ancora di questi anni, primi anni 40, anni di guerra, è Gemma Molina, anche lei di ceto, diciamo così, borghese, è un insegnante che però ha un ruolo anche importante, perché all'interno della scuola, insomma, lei è più un'organizzatrice della scuola. Oltre a insegnare, è una che crea delle strutture scolastiche, e questo lei lo spiega poi in molte sue lettere. Poi abbiamo Linda Garino Dasso, una figura di
di quelle bellissime di donne, cioè di quelle donne madre, che arriva lì in quel contesto da anziana e insomma avrà 60 anni. Lei è direttrice didattica sempre a Torino, che però in quegli anni credo ormai sia uscita dalla scuola, sia perché c'era la guerra, ma sia anche per raggiungimento dell'età, insomma, aveva più di 60 anni, ma comunque una grande figura, quelle mamme, quelle nonne che nei momenti peggiori, sono quelle che poi riescono a raccogliere e a ricostituire l'ethos, il costume, per dire, di una famiglia, del quartiere, insomma, di una popolazione. E poi abbiamo un bambino che in quegli anni, là, 6-7 anni, che è appunto Pier Giorgio Fiumarella, cioè il figlio di Mila e di, come si chiama? E di Sabatino Fiumarella, cioè il figlio del colonnello. Bene, partiamo. Ora io purtroppo, cari amici, li ho lette privatamente, ho letto queste lettere e sono riuscito a leggere. Non vorrei ora, davanti a voi, quindi scusatemi se faccio brutta figura, perché io, cioè, la guerra viene percepita. La guerra viene percepita già prima, nel 1938 e nel 1939. Qua siamo nell'11 novembre 1939. Quindi la guerra già esiste, già c'è, e tuttavia l'Italia ancora non è entrata a far parte, diciamo, di questo patto di ferro, asse Roma-Berlino, cioè praticamente l'Italia ancora si mantiene ne neutrale. Noi sappiamo che l'Italia entra in guerra poi verso il 10 maggio del 1940. E tuttavia, come dire, dal basso. Cioè io ve la voglio fare vedere da vicino, che questa è scrittura originale. In questo caso scrive questa insegnante, si chiama Gemma Molino, e scrive a chi? Scrive proprio a Linda Garina D'Asso, che sarebbe la direttrice didattica e quindi madre di Mila. Cioè, quindi in un certo, forse possiamo parlare che l'insegnante di una scuola che scrive alla propria direttrice, quella che magari per 20-30 anni è stata la sua direttrice, però in un contesto appunto di guerra. E vedete, nel 1939 questa signora, questa insegnante Gemma Molino, cosa scrive quando ancora l'Italia non è in guerra? Scrive: l'angoscia tua, e quindi sta parlando di Linda, della direttrice didattica, è stata l'angoscia di tutti i buoni italiani d'oggi. I buoni italiani. E i tuoi pensieri nel meditare sull'avvenire dei nostri bambini d'oggi sono anche i pensieri nostri. Ma Dio ha voluto risparmiare alla nostra patria, almeno finora, gli orrori di una guerra da tutti deprecata. Leggiamole, cioè, sono parole da sottolineare. Una guerra da tutti deprecata, cioè praticamente una guerra deprecata, però che in realtà era fatta dagli altri. Quindi le due cose si possono dissociare, cioè pubblicamente. Diciamo, alla radio di allora si diceva che si era contro la guerra, poi in realtà si pensavano altre cose. E continuiamo, il buon Dio, qua sta parlando del buon Dio, a supplicarlo perché l'Italia continui ad essere preservata dal flagello. Già si parlava di flagello, già si capiva, insomma, dove si andava a parare. All'inizio si pensava si parlava di guerre lampo e così via, poi inizia il flagello. E l'opera santa del Santo Pontefice e l'azione del Duce e la sua saggezza lungimirante, siamo nell'Italia fascista, raggiungeranno i fini che si propongono per la pace
d'Europa e del mondo. Non sappiamo come sono andate a finire le cose. E quindi noi qui nel 39 già abbiamo, come dire, l'attesa quasi di questa guerra che veniva appunto dal basso, cioè al di là delle assicurazioni, insomma, del regime. Già c'era qualcuno che avvertiva che si stava arrivando a quei livelli là. Poi abbiamo una lettera che questa viene scritta il 29-11, quindi il 29 di novembre del 1940. Guardatela. Questa è una lettera che porta la firma di, porta la firma di, ora vi dico subito chi è, di Mila Fiumarella, cioè quindi la moglie del colonnello. Ora, io ho le lettere precedenti in cui c'è questo orgoglio dignitoso di essere la moglie del colonnello, insomma, quindi una figura importante, poi una figura che da lì a poco diventa il capo di un reggimento celebre in Italia. Se voi andate anche su Wikipedia, sulle Treccani, trovate notizie molto importanti su questo 22esimo reggimento di fanteria Cremona. Ecco, lei praticamente aveva questo sussiego, insomma, questa non superbia, forse non è sussiego, ma sicuramente è un sentirsi parte, come dire, di un sistema di potere, di una egemonia anche di tipo culturale. Insomma, si parlava, insomma, di una figura anche importante a Torino. Ebbene, lei già nel 40, il 24 novembre, quindi l'Italia era entrata in guerra da pochissimo, guardate cosa scriveva. Credo che passeremo, questa è la donna borghese che sta parlando, credo che passeremo l'inverno qui, ma in principio di primavera. Se Tino sarebbe Sabatino, appunto, Fiumarella sarebbe il colonnello Fiumarella, andrà al campo e tra virgolette diceva e speriamo che sia il campo, perché lì c'era una bella differenza, insomma, tra il campo in cui si faceva un'esercitazione di tipo militare e invece il campo, cioè in realtà poteva essere anche non il campo di questo tipo, ma il fronte, cioè dove, o comunque la situazione in cui erano previsti i combattimenti. E non potremo però andare via e quindi dovrete rassegnarvi ad ospitarci di nuovo. Cioè, quindi la donna borghese che scrive alla suocera Mau, che sarebbe appunto Linda Garino d'Asso, dice che praticamente quasi fa una richiesta di essere ospitata. Cioè, qui si capisce bene la paura che c'è nella popolazione, anche nella popolazione borghese, che si sentiva in un certo senso scoperta, cioè non aveva la possibilità di difendersi più di quanto si potesse difendere l'operaio o il contadino, oppure si potessero difendere sempre le maestranze della Fiat e così via, e così via. Qui coi bombardamenti, quindi siamo, poco fa ho parlato di Torino, è stata spazzata dai bombardamenti per ben 50 e più volte, e con i bombardamenti, quando il tempo va a migliorare, non si starà certo allegri. Cioè, dire, i bombardamenti, lei ci sta dicendo una cosa importante che magari non corrisponde al dato di oggi, perché i bombardamenti oggi possono avvenire anche nel pieno, ma lì è ancora, insomma, i bombardamenti erano preferibili, diciamo, preferibile per chi li ordiva queste incursioni, nei tempi soprattutto primaverili e estivi. Quindi non ci sarà da stare allegri. E poi parla di un bombardamento invece che c'è stato nei giorni precedenti. Ti immagini il mio terrore di dover andare in cantina, ecco,
cosa facevano gli italiani in quel periodo, e questa notte, quindi un bombardamento che era arrivato proprio la sera prima, in cui Guido sarebbe uno dei due bambini, aveva la febbre. Quindi ti immagini, lei dice cosa significa, cioè, andare in cantina con un bambino che praticamente, e poi parla, dice che scottava con la febbre magari quasi a 40. Io ho dormito, penso, e questa è ancora la borghese che assume altri panni, cioè diventa, come dire, componente di un popolo da cui magari prima si sentiva distante, perché lei dice: io ho dovuto dormire vestita per potermi, nel caso, occupare subito di lui, cioè del bambino che aveva la febbre a 40. Anche questo è un documento che ci fa capire qual era la situazione. Poi qua abbiamo una lettera che è stata scritta, cioè, qualche settimana dopo, cioè il 5 dicembre del 1940, e la scrive ancora a Mau, che sarebbe Linda, cioè la direttrice didattica di cui vi ho parlato prima. E diceva: ma come fare altrimenti? Gli inglesi, perché i bombardamenti allora erano inglesi, ovviamente. Gli inglesi, col bel tempo, perverranno più sovente, cioè significa più spesso. E come si fa ad andare in cantina ogni notte? Cioè, quindi, da queste parole, poi lei dice altre cose, ma io ho sottolineato solo le parole più significative per farvi capire cos'è la guerra normale, cioè dire, questa non è la guerra che viene appuntata nei libri di testo come genocidio, no, no, non è così. È una guerra normale e che tuttavia faceva centinaia e migliaia di vittime. Ma andiamo avanti perché ci sono cose abbastanza ancora insignificative. Ad esempio, qua sempre parla lei, e questa è una lettera di 5 giorni dopo, dell'11, che scrive alla mamma, è sempre Mau. Le incursioni da un poco ci lasciano in pace. Allora uno dice: beh, insomma, gli inglesi, diciamo così, hanno dato un po' di tregua, no? Poi continua: l'ultima è di 3 ore fa, ma non diede nessuna noia, cioè praticamente gli edifici, l'ambiente in cui lei viveva non è stato toccato. Io ora mi sono portato, ecco, questa è una cosa estremamente importante, anche un po', io direi anche un po' commovente, tra virgolette, perché dice: io ora mi sono portato il divano di paglia nel rifugio vero e proprio. Cioè dire, ormai lei non può stare in cantina perché ritiene che sia una situazione pericolosa, e nel rifugio lei da persona, a lei, persona borghese, è stato consentito addirittura di portare un divano di paglia, e non nel corridoio, ma nella parte centrale del rifugio, dove fa anche un po' di caldo. Cioè dire, la borghese che è costretta, diciamo così, a prendere contatto con un rifugio dove ci sono tutti gli strati della popolazione, quindi soprattutto si tratta di, come dire, di operai, di agricoltori e così via, a cui viene concesso, poi trattandosi della moglie di un alto ufficiale che era appunto Sabatino Fiumarella, ci viene concesso di portare per la notte un divano, un proprio divano, che è stato collocato nel posto migliore, dove c'era meno freddo. Questa, cari amici, è la guerra. È inutile che ci vengono a raccontare che oggi praticamente le guerre sono queste. Cioè, le guerre sono tremende, ma le guerre sono queste.
e quindi non ci si venga a raccontare che sono un'altra cosa. Poi questa è importantissima perché parla di compartimenti. Questa è del 23-1 del 1941. Bisogna tenere presente, e questo ci tengo a dirlo, che il 6 gennaio del 1941, praticamente il colonnello Fiumarella ha combattuto, e ha combattuto in una maniera che è stata allora considerata eroica. Perché probabilmente ha attivato la contraerea, sicuramente ci sono stati combattimenti diretti, ci sono stati morti, perché poi ora ne parliamo, insomma. Lui non solo si è salvato, ma ha salvato la vita di altri. E poi abbiamo questa lettera, quindi, che va, diciamo, su questo evento specifico. E lei scrive: cara Mau, cioè sempre alla sua suocera, che per lei è mamma, ormai non è più il caso di mandare la cartolina a Tino, cioè al colonnello, perché io gliel'ho già spiegato che l'invio fu impedito dal mio orgasmo, cioè usa questo termine per dire il mio terrore. Cioè, invece di usare il termine terrore, usa il termine orgasmo in seguito all'allarme aereo. E della mia fretta di tornare, cioè dire, lei quando praticamente si è accorsa che c'era questo allarme aereo, non è andata a imbucare questa lettera, ma è dovuta ritornare subito, non lo so, probabilmente al rifugio, perché lì c'era il rischio ovviamente della vita. E qui tutto, poi aggiunge. E qui tutto va normale e all'allarme la donna, cioè sta parlando di una donna che ovviamente io qui non riesco a capire chi è, e la donna andò in cantina, poi giunse anche il soldato e tutti ammirarono il garbo con cui in cui essi ambedue trattavano Guido, cioè il bambino. Cioè il bambino ammalato con la febbre a 40 è stato accudito da un soldato ad una donna. Quindi cosa vediamo da questo? Vediamo una cosa molto importante che abbiamo vissuto, che l'Italia è vissuta in prima persona. Non c'è bisogno di vederlo laddove, insomma, non riesce a capire bene le cose. Questo è qualcosa che l'Italia ha vissuto. E quindi deve stare attenta l'Italia a ritornare in quelle situazioni, in situazioni del genere. Cioè praticamente si creavano fenomeni di solidarietà. Cioè dire, è stato ammirato, cioè tutti ammiravano il soldato e la donna, di cui non dice il nome, per il garbo con cui trattavano Guido, cioè un bambino che in quel momento era ammalato. Poi, va, diciamo, all'argomento di cui dicevo prima, cioè dire il fatto che suo marito, il colonnello, viene decorato, viene insignito di questa onorificenza importante, cioè dice, Tino ha ricevuto telegramma, dal sottosegretario alla guerra di felicitazioni, per la croce all'ordine, quello che dicevo io, dei Savoia. Dei Savoia, cioè lui tiene a precisare che una croce all'ordine dei Savoia, perché appunto Torino è una città, soprattutto molto più che fascista, è una città savoiarda, è una città sabauda. Dunque ormai la cosa è certa. Ecco, e qui lei fa una rivelazione perché presto è stato, diciamo, insignito di questa croce di guerra, presto verrà sui giornali, cioè verrà pubblicato sui giornali e sarà annunciato per radio. E qui c'è, in un contesto di guerra, insomma, gli dobbiamo dare questa gioia, questa felicitazione, insomma, per quello che, cioè, questa battaglia, insomma, a cui il marito ha dato un contributo immenso e per la quale ha meritato una croce di guerra di cui parleranno i giornali e parlerà
e parlerà la radio. Queste erano le cose di cui si parlava, ma andiamo avanti. E qui abbiamo ad esempio, io ho molte lettere di questo colonnello Fiumarella. Qua lui scrive alla moglie, però soprattutto scrive in questa lettera, scrive al figlio e dice al ragazzo, cioè in questo caso a Pier Giorgio. Pier Giorgio ha qualche anno in più di Guido, lui nasce nel 34, quindi stiamo parlando di un ragazzo siamo nel 41, insomma, un ragazzo di 7 anni. Sai che il Papalino era il papà, il Papalino tuo è stato premiato e considerato veramente l'eroe di Valle Stretta. L'eroe di Valle Stretta è il luogo dove si è combattuta questa battaglia. Fatti spiegare dalla mamma, un giorno sarai anche tu un bravo soldato. Cioè siamo nel contesto di una guerra fascista in cui ovviamente il colonnello esulta per la considerazione che poi verrà completamente dimenticata quando si parla di cultura, di cancellazione di cultura, insomma, il termine in italiano. Lì c'è stato, perché lui praticamente in questo caso Fiumarella, il colonnello Fiumarella, era sicuramente un eroe di guerra perché dalle lettere poi ho capito che insomma ha salvato molte persone. Contesto di guerra fascista, ma lui lì stava difendendo i suoi uomini da un attacco aereo e l'attacco aereo era ovviamente inglese, non poteva essere altrimenti. Ebbene, cosa voglio dire? Voglio dire che ci tiene, insomma, ha una grande, come dire, si sente perfettamente a suo agio nella figura dell'eroe. E qui abbiamo praticamente la sintesi del rapporto personale che poi gli procurerà degli avanzamenti di carriera, cioè è un rapporto che va dall'1-1-42 al 26-42, in cui si dice questo è un documento militare che sono riuscito a trovare in questa corrispondenza, in cui si dice comandante di reggimento energico, capace e appassionato, era giovane, convinto ed efficace animatore delle sue truppe, ha saputo preparare il suo 22esimo fanteria quale saldo complesso guerriero. Saldo complesso guerriero. Qui siamo in un certo senso nella retorica fascista. Molto bene addestrato e pronto per qualsiasi missione. Encomio nel colonnello Fiumarella il suo bel reggimento nel quale lasciò lascia nel quale lascia traccia della appassionata impronta personale che ha saputo dargli con lodevole attività, energia e profonda competenza di comandante. Quindi praticamente questo sta dicendo che poi viene assegnato ad un altro reggimento e questa è come dire, la sintesi del rapporto personale, ovviamente estremamente lusinghiero. Poi abbiamo una lettera di Pier Giorgio. Questo Pier Giorgio è il bambino, il figlio del colonnello ed Emila. Un bambino che siamo nel 18 luglio del 1942, sempre in piena guerra, e questo forse è il più emozionante, perché scrive alla nonna. Io qui non le faccio vedere, ma ho lettere di nonne scritte nel periodo
bellico, a bambine, a nipoti che sono stupende. Cioè, il modo in cui i nonni riuscirono, ad esempio, a camuffare il fatto che non avevano, perché mancavano di risorse economiche, non potevano fare, come dire, il regalo della Befana. E i nonni, e un nonno che raccontava, non ho potuto farlo, in realtà non avevo i soldi per farlo, e non ho potuto farlo perché la Befana viaggiava in aereo per prendere regali, è stata bombardata dai cinesi. Allora il fascismo, diciamo, era insieme, insomma, era in guerra, aveva per alleati il Giappone, quindi è passato sulla Cina questo aereo e quindi la Befana è caduta e non ha potuto consegnare i dolci, i doni che poi verranno consegnati quando sarà possibile. Cioè, mentivano, insomma, in una maniera bellissima proprio perché non potevano farli quel regalo a quel punto nel 42, 43. Ebbene, questa è una lettera e c'è una parola che è proprio emozionante, bella. Bella proprio perché evocativa di quel clima. Ti mando, sono quattro parole, ti mando una letterina mia, cara nonna, con la carta che adoperavo per papà. La raccomandata non è ancora arrivata, grazie. Ah, ecco, grazie nonno che mi hai aggiustato il cannone. Molti baci, Giorgia. Cioè, grazie nonno che mi hai aggiustato il cannone. Cioè non il temperino, non il pugnaletto, non, che ne so, il giocattolo, cioè il cannone. Cioè dire, come i bambini praticamente riescono a compenetrarsi stando nei rifugi e vedendo mezzi armati, ovviamente, cannoni passare per strada, e poi avevano loro a che fare anch'essi con i cannoni. Queste cose ti raccontano veramente la guerra, non diciamo, le risoluzioni del 25 giugno del 1943, cioè la destituzione di Mussolini. Cioè, quelle hanno la loro importanza, ma devi passare anche a questo tipo di testimonianze, se no non riesci a capire quello che è il punto di vista del popolo, il punto di vista che oggi deve appartenere a noi, che stiamo vivendo una situazione che potrebbe degenerare in un conflitto. Poi abbiamo una lettera di un'altra donna estremamente importante, insomma, in questo contesto, però io questo ve lo, cioè qua si parla in poche parole del bombardamento, cioè di quel bombardamento che ha prodotto poi quella battaglia con la contraerea. Lei si preoccupa per il colonnello, che cioè marito ovviamente di una sua amica, della sua amica e così via. Questo io lo toglierei perché. E qua, ad esempio, sempre lei dice: "Perdonate se nella tristezza della mia disperata situazione." Ecco, questo è un altro aspetto. Cioè dire, questa è un'altra insegnante che io prima non ho citato, che scrive alla direttrice didattica Linda Garino Dasso, cioè perché arriva a un certo punto che non ha più mezzi per potersi sostenere. Quindi siamo ancora in un ambito, come dire, di sicurezza. Lei era un insegnante che aveva ovviamente uno stipendio adeguato e così via, che poi si viene a trovare in quel contesto. Siamo nel 19 settembre 1940, si trova nella necessità di dover ricorrere alle amiche, agli amici, in questo caso alla direttrice didattica, per cercare di avere qualcosa, insomma. E lei, vediamo cosa dice. "Perdonate se nella tristezza della mia disperata situazione ardisco a farvi sentire la mia voce desolata per chiedervi una grazia, che la vostra bontà non mi vorrà negare.
E vabbè, qui lei parla di stente, insomma, che la mia vita di fame e di stente. Io certo, voi certo non mi negherete quando oso chiedervi. Purtroppo non potrò mai ottenere una sistemazione perché nessuna legge contempla il mio caso. Cioè, questa è uscita fuori durante la guerra dalla scuola e quindi è rimasta in mezzo praticamente a una strada. Come provvedere all'inesorabile necessità della vita? Vorrete essere anche per me la divina provvidenza e unirvi ai buoni per contribuire alla raccolta, cioè, quindi lei organizza una raccolta di una somma complessiva di 10.000 euro necessaria per potermi sistemare con dignità e usufruire così un vitalizio di 100, di 150 euro mensili. Cioè, praticamente questa donna perde la possibilità di lavorare durante la guerra e si rivolge alla sua direttrice didattica per avere un contributo per raccogliere queste 10.000 lire che gli consentono poi di avere un vitalizio di 150, 150 lire al mese. Quindi tutto sommato poi una piccola somma. E poi abbiamo Jody Fumarella, cioè sempre quel ragazzino di 7-8 anni. Questa non è una lettera, ma è un dettato, quindi il figlio appunto del colonnello, che dettato, cioè lui, le ferite, è bene che i bambini imparano a disinfettare prontamente le piccole ferite. Cioè, anche questo spiega come i bambini, cioè oggi nemmeno gli adulti, dopo periodi lunghi, insomma, senza guerre, è chiaro che nemmeno gli adulti sappiamo come se. Ma in quel contesto anche i bambini, qui stiamo parlando di un bambino di 7 anni, deve imparare a disinfettare le proprie ferite. Questa è la guerra. Ma andiamo avanti, stiamo quasi finendo. Ho gli ultimi. Questa non c'entra nulla. Questa, poi andiamo a questa. Va bene, io direi, cari amici, che possiamo, se vogliamo, possiamo finire anche qua. Abbiamo parlato nella prima parte della situazione di oggi, abbiamo parlato di una condizione di cambiamenti antropologici che ci deve preoccupare perché possono portarci ad una vera e propria catastrofe. Ci vengono a raccontare che il genocidio è solo russo e che in realtà cioè tutto quello che succede è tutto perché la Russia è fatta di orchi e in pratica di delinquenti, cioè proprio di una popolazione di delinquenti. In realtà è una storia complessa, in realtà è una situazione che richiede intelligenza, richiede organizzazione e soprattutto richiede buona volontà. Nella seconda parte ho spiegato cos'è stata la guerra in Italia, però attraverso, diciamo, un punto di vista differente, che non è quello appunto delle politiche, delle diplomazie e così via, ma è quello della gente che vive lì. Dobbiamo fare il possibile per scongiurare questi rischi, per evitare di andare alla catastrofe. E io quello che dico è che non dobbiamo dimenticare che in questi casi esiste, contemplato anche dalla Costituzione italiana, la Costituzione soprattutto degli Stati Uniti e così via, è contemplato quello che si può chiamare il diritto di resistenza, cioè non resistenza con le armi, per carità, qua si sta parlando di resistenza civile, cioè noi dobbiamo fare in modo che i nostri rappresentanti ci rappresentino davvero in tutte le sedi. Dobbiamo resistere e dobbiamo fare, come dire, mettere tutto in gioco, mettere
tutto quello che possiamo, come dire, nel paniere delle attività che servono, per mantenere, come dire, la pace, per mantenere, il livello di civiltà a cui siamo stati abituati in tutti questi anni, e quindi anche sul piano economico, sul piano, di vita sociale e così via. Cari amici, insomma, penso che su questo argomento io abbia detto tantissime cose in questi appuntamenti. Io non lo so ora come evolverà, come evolveranno le ulteriori fasi, insomma, dei seminari, cioè, nel senso, ora io sono purtroppo impegnato anche in altre cose, e quindi vedremo. Però, stiamo attenti, stiamo attenti e stiamo attenti. Un carissimo saluto, e a presto.